Eccoci amici di Ciocomo, buongiorno, buon pomeriggio ancora a tutti voi. Siamo ritornati in diretta qua con Ciocomo, con i nostri amici che ci danno una mano in questo nostro tour della Valle d'Intelvi, perché oggi siamo qua in Val d'Intelvi, ma in realtà poi giriamo tutta la nostra provincia. Allora, qui sono alcuni dei dettagli che vediamo di un parco bellissimo che siamo venuti a conoscere da vicino. È pronto, è un anfiteatro davvero bello, messo a posto a Cerano Intelvi con il sindaco Laura Abbate. Buon pomeriggio, sindaco. Buon pomeriggio a tutti, io sono Laura Abate, sindaco nuovo eletto del comune di Cerano d'Intelvi. Il comune si trova a circa 600 metri sul livello del mare, conta circa 500 abitanti, grosso modo. Quindi siamo circa come di Zasco, dai, Esatto, più o un meno, po' di sì, più. esatto. Cerano comprende sono tre frazioni: Che sono qua Cerano, sopra, vero, esatto. sindaco, giusto? Cerano, abbiamo Giuslino, più avanti è la frazione di Di Veglio, Veglio che è che è sopra, posizionata poi in esatto. alto, non riusciamo a farvela vedere perché sono cresciute talmente tante piante Però vi facciamo che è vedere una oscurata cosa agli amici di un attimino. Ciocomo, che è Esatto. questa cicogna qua, Sì? Del sindaco, che si trova proprio qua all'inizio adesso aspetta che la Parco faccio, delle del Fiabe. Parco delle Fiabe. Ecco, Esatto. questa è la cicogna, non so se si intravede, che è lì, ecco. Sì. Perché il Parco delle Fiabe? Noi l'abbiamo visto l'anno scorso, 2 anni fa, era in costruzione. È diventato uno spazio È diventato uno spazio, esatto. bellissimo. È diventato Ne approfittate, vero, sindaco? È già pronto, è certo. già operativo? È già pronto. Faremo il concerto della banda agli inizi di agosto. Poi abbiamo in programma E allora diverse facciamo due passi, va iniziative. sindaco, che intanto tu ci presenti questo bellissimo Parco delle Fiabe. Esatto. Abbiamo in programma svariate iniziative notturne perché alla sera viene completamente illuminato ed è una scenografia bellissima. Viene tutto Veramente bello, sì, illuminato. viene illuminato tutto, ci sono tutte le luci a LED al di sotto dove sono state Beh, posizionate suggestivo. esatto, Suggestivo le davvero. sedie, Che sì, bello, è insomma. veramente bello, tutto illuminato, poi viene illuminata anche qui più avanti, Sì. Ok. verso il torrente, è stata posizionata la statua di San Zeno che controlla il paese, rivolta verso il paese qui, Ah, questo è San Zeno, esatto, giusto? questo è San Facciamo Zeno vedere. e poi. Esatto, questo quindi è San Zeno, lo vedete qua sotto di noi. E poi lì, ecco, Esatto, e poi la sindaco, spada della roccia. ecco, questa è. Che ci spieghi il significato di questa spada nella Ma roccia? è un'opera che vi dirò che sarà parecchi anni che è stata posizionata qui Questo che fiume è un è? È torrente. torrente, È il torrente che ok, scende perfetto. sono i torrenti che Da, partono da Casasco e ok. scendono, vengono giù, scaricano qua e vanno tutti ad Argenio, finiscono tutti nel Tutti nel Tiero. lago, E ok. anche qui è tutto illuminato. Ecco, io Alla infatti, sera anche qua quindi tutta questa avete scelto scala. di illuminare tutta questa zona. Sì, Beh, sì, tenga vicino, ecco, è tutto perfetto. illuminato, sì. Perfetto, molto bello, quindi devo Sì, dire è molto davvero. suggestivo la Ecco, sera, bello quindi da vedere. bella questa cosa, ve lo ricordo amici, perché oggi abbiamo visto tante belle cose e chiaramente anche a Cerano c'è questa spada nella roccia, la vedete lì, proprio conficcata nella roccia, che in questo anfiteatro naturale poi alla fine, perché Sì, tale è la sì, sì. statua di San Zeno, la vedete qua Che sotto di controlla il noi, che paese. controlla, perché è il protettore del paese, Esatto, giusto? San Zeno è lì. Quella è la Quello è San Zeno, montagna giusto? di San Zeno con la chiesa. Oh, sindaco, siamo nel cuore del verde della Valle d'Intelvi. Sì, sì, sì. Cerano, eh? Abbiamo proprio tanto, tanto verde, E tante anche sì. passeggiate, mi pare di Sì. capire. Tantissime, cioè, da qui si può arrivare tranquillamente, si va a San Zeno, si va a Casasco, al Pian delle Alpi, si va a Di Zasco attraverso la mulattiera della Valle dei Mulini, che adesso purtroppo è caduta una pianta, per il momento è chiusa, però a breve la Ecco, ci rimetteremo a chiede posto. Graziella, perché lei è della valle, quando c'è il concerto della banda che è interessata a venire? Scusa, non mi ricordo, deve essere il 5 di agosto. Il 5 di agosto, Sì, ok, perfetto. Poi vabbè, il magari 5 di segui i agosto. social, Graziella, quindi 5 di Poi dopo agosto, abbiamo comunque il qui nostro nel sito. Sì, Parco delle Fiabe. speriamo che non piova. E beh, sindaco, Perché dai, quest'anno ne ha fatte una pelle. vi ha creato un po' di problemi. Avevamo un programma, una manifestazione al 21 di giugno, ma il 21 di giugno ha fatto il diavolo È e vero. quindi, quindi è stata spostata al 24 di agosto. Poi avremo in programma anche un Facciamo un passo. concerto di arpe celtiche agli inizi di settembre. Sempre tempo permettendo, e sempre perché quest'anno veramente è stato un disastro.
Bellissimo però davvero questo parco delle fiabe che il comune di Cerano, ecco, come si dice sindaco, è un piccolo gioiellino che avete e del quale credo, se adesso tu hai ripreso in mano il comune, sei orgogliosa. Certo, comunque è stato avviato e concluso dall'amministrazione precedente. E è un anfiteatro. In ogni modo adesso noi abbiamo di mantenerlo, perché ovviamente l'erba cresce e gli infestanti e tutto quanto, bisogna stare un attimino, porre un attimino di attenzione. Ecco. Perfetto. E la volpe? E la volpe guarda l'uva. Ah, la volpe guarda l'uva, questo volpacchiotto. Quindi abbiamo anche di naturali, ne abbiamo. Esattamente, sì, esattamente. Sì, sì. La volpe che guarda l'uva. E l'acqua. E l'acqua, sì, certo. Abbiamo anche l'acqua oggi perché fa veramente un caldo esagerato, caro sindaco. È caldo anche qua. Esatto, molto umido. Sì, abbiamo anche l'acqua, però abbiamo anche l'uva e poi abbiamo la volpe. Il volpacchiotto che pensa di prendere l'uva. Che pensa di prendere l'uva, bellissimo, esatto. Davvero. Questo allora è il Parco delle Fiabe, gioiello di Casasco, ma guarda Cerano. Di Cerano, scusa. Ma guarda che bello che l'avete. La casa comunale è questa, vero? Allora, il comune è quello, qui abbiamo dentro l'ambulatorio e una sala civica. Stiamo ristrutturando un po' tutti gli interni, quindi siamo un pochettino accampati, però è questa. Questa è la nostra struttura. E questo è il centro di Cerano, guardate, bello davvero. Si intravede là sul campanile della chiesa di Veglio. Quello è Veglio, giusto, esatto, sindaco? Sì. Quel campanile là merita Veglio. Anche Veglio. Sì, è vero, è una frazione, merita anche Veglio di essere visto. Insomma, merita un po' tutto. Come dice Daniela, è un bellissimo posto, concordo, ma direi, sindaco, è chiaro che è un po' bello tutto qua la Val d'Intelvi. Sì, sì, sì. Come siete messi a turisti? Ce n'è anche qua? Sì, com'è sì, sì, hanno le case vacanze, tanti affittano, vanno e vengono. Abbiamo anche l'Edera Rooms, era il vecchio ristorante Edera. Ah, sì, sì, bravo. Che il proprietario ha ristrutturato, fanno affitta camere e comunque molto frequentato anche lì. Quindi va detto. Ristrutturato tutto nuovo. Oggi è afoso, ma è afoso in generale, un po' in tutto il territorio. Ripeto, guardate che bella la verde, Valle d'Intelvi, che bella Cerano, grazie al sindaco che ci ha fatto vedere. Ecco, questa è l'uva, che guarda, ecco qua, ancora l'uva, eccolo qua, del Parco delle Fiabe. 5 agosto, come ha detto il sindaco, concerto con la banda. E noi ci fermiamo qui con questo sguardo del piccolo, uno dei tanti piccoli comuni, ma gioiellino, della Valle d'Intelvi che oggi abbiamo visto. E abbiamo conosciuto anche il nuovo sindaco che da poco, giusto? Sì, un mese più o meno. Sì, 10 di Cerano, le mie vacanze dell'infanzia, ci dice la nostra amica. Devo dire che sono molti quelli che ricordano oppure sono davvero ammirati di questo bel gioiellino. È davvero, come abbiamo visto, sindaco, un anfratto naturale questo, bellissimo. E come ha detto Laura, di sera poi è tutto illuminato. Ci dispiace non vederlo, ma vedo che ci sono appunto le illuminazioni. Viene tutto illuminato. Pubblicheremo sul sito del comune. Ok, ecco, ricordati sindaco anche di far sapere anche ai nostri ascoltatori se è confermato per il 5 di agosto. Se non piove il 5 d'agosto. Allora, Graziella, confermato 5 di agosto. Vieni qua perché ne vale davvero la pena. Credo che di sera si stia decisamente meglio. Sì. Qui sì, si sta veramente bene. Anche questa sera penso che sarà l'ideale essere qui, perché con il fresco del torrente non si soffre il caldo. Come si chiamano gli abitanti di Cerano? Ceranesi. Ceranesi, ok, perfetto. Lo sto chiedendo un po' Ceranesi, a tutti, per cui... Ah bene, dicevo, da un mese e mezzo, sindaco del comune, nonostante tutto c'è da fare, sindaco? Sì. Sì, perché poi cose nuove, ci avevano appreso... È la prima volta, prima volta dal punto di vista politico? Parliamo di politica perché noi siamo una lista civica, senso che comunque nelle amministrazioni, sì, però ho uno staff valido, mi seguono e quindi ce la facciamo, dai. Buon lavoro sindaco, grazie di averci fatto vedere questo bellissimo Parco delle Fiabe, ancora due passi li facciamo in compagnia di Laura, primo cittadino appunto di Cerano. E noi chiudiamo qui il nostro tour di oggi, torniamo domani mattina, vi facciamo vedere anche altre cose. Domani saremo sul lago, oggi abbiamo fatto la Val d'Intelvi, domani ci spostiamo più verso Menaggio. Grazie sindaco e buon lavoro. Grazie a voi, buona È serata. Tutto da Cerano con la volpe, guarda l'uva, che però dice il nostro amico, se la guarda solo non è ancora matura, quindi infatti, la lascia lì così. Infatti, la lascia lì, aspetta. La lascia lì, aspetta. È ancora matura. Grazie, buon pomeriggio da Cerano in Val d'Intelvi.